Bene, allora abbiamo analizzato le oscillazioni libere non smorzate, abbiamo appena visto le oscillazioni libere smorzate nelle varie situazioni, ma sicuramente siamo molto interessati alle oscillazioni forzate, cioè nel momento in cui il sistema viene sollecitato con una forzante esterna. Ok? Allora, faccio velocemente lo schema che abbiamo appena visto, cioè di sistema massa molla smorzatore, quindi abbiamo la massa M, la rigidezza, K della molla e il coefficiente di smorzamento. Ecco, la differenza è che ora andiamo a considerare una forzante. La forzante può essere di vario tipo, in particolare andiamo a considerare una forzante periodica. Va bene? Una forzante periodica che andiamo a considerare quella che si chiama appunto la risposta in frequenza del sistema, di questo sistema massa molla smorzatore. Allora, se andiamo a scrivere l'equazione di equilibrio dinamico così come abbiamo fatto prima, l'unica differenza è che compare un termine noto, perché c'è una forzante, quindi l'equazione differenziale diventa subito la seguente: mx due punti per x punto più kx, che è uguale a questa forzante, giusto? Che è funzione del tempo, ripeto, può avere un'espressione variabile come si vuole, in particolare noi ci focalizziamo al caso di una forzante periodica. Quindi compare il termine noto. Ecco, alcune considerazioni, diciamo, di carattere generale che provengono appunto dall'analisi matematica, ma a noi interessa naturalmente, oltre che l'approccio matematico, soprattutto l'approccio fisico in questa serie. Ecco, allora, se questo termine non c'è, lo abbiamo appena visto, abbiamo un'equazione differenziale del secondo ordine, omogenea, e quindi abbiamo studiato l'integrale generale. Quindi quella soluzione naturalmente rimane ancora valida, soltanto che rappresenta l'integrale generale di questa equazione differenziale, va bene? Ma dell'omogenea associata naturalmente, ma se noi vogliamo la soluzione di questa equazione differenziale, come ben sapete, dobbiamo andare a sommare l'integrale generale dell'omogenea associata con un'integrale particolare che tiene conto del termine noto, giusto? E quello ci dà l'integrale generale della non omogenea, giusto? Quindi in effetti noi abbiamo in generale una x con t che sarà uguale ad un'integrale generale dell'omogenea associata più un'integrale particolare che appunto dipende dal termine noto. Ma questo lo sappiamo bene, ok? E quindi potremmo risolvere questa equazione differenziale secondo i metodi che abbiamo appreso dall'analisi matematica. Ma io voglio usare un approccio diverso, più semplice, più fisico, senza però nulla togliere alle considerazioni rigorose di carattere matematico e dare un senso fisico. Allora, vediamo qual è il senso fisico di questi due termini. Sappiamo come fare, ma diamo una chiave di lettura fisica. Allora, l'integrale generale dell'omogenea associata è quello che abbiamo appena visto, cioè l'oscillazione libera e smorzata, è quella lì, ok? Ma quella dipende da che cosa? È caratteristica del sistema, ok? Perché se noi andiamo a vedere la soluzione, l'abbiamo appena fatto, questa qui dipende da quali parametri? Dipende dalla massa, dalla rigidezza, dal fattore di smorzamento, dal coefficiente di smorzamento, giusto? La soluzione, quindi l'integrale generale dell'omogenea associata. Poi questi tre parametri possono essere ridotti a due, come abbiamo imparato a fare, cioè possiamo considerare la pulsazione propria, che è la radice di K su M, e il fattore di smorzamento Xi, che è uguale a beta, diviso 2 radice di Kn. Quindi posso passare da tre a due parametri, ma comunque sia, qui compare cosa? Le caratteristiche del sistema, perché la massa, la rigidezza e il coefficiente di smorzamento sono caratteristici del sistema.
non c'è alcun richiamo qui dentro alla forzante esterna, ossia all'ingresso del sistema. Va bene? Questo è il significato fisico dell'integrale generale. E viceversa, l'integrale particolare è associato, dipende dal termine noto, e quindi dipende dall'ingresso, cioè dipende da come vado a sollecitare il sistema. Noi stiamo in questo caso ipotizzando di considerare la situazione in cui la forzante è periodica, ma potrebbe essere diversa. E a secondo della forzante io avrò una certa espressione dell'integrale particolare, va bene? Ma noi abbiamo anche visto che il sistema è asintoticamente stabile e che quindi quel transitorio aperiodico o periodico comunque scompare, perché per t che tende all'infinito scompare. Quindi in una chiave di lettura diversa questa rappresenta cosa? Il transitorio del sistema, cioè come si comporta nel transitorio nel momento in cui lo vado a sollecitare. Ma esaurito il transitorio, il sistema si comporta in relazione al tipo di ingresso, quindi al tipo di forzante in questo caso. Va bene? Ok. A questo punto focalizziamoci in particolare sul caso in cui la forzante è di questo tipo, cioè una F0 coseno di omega t. Quindi, come anticipato, una forzante per F0 è un'ampiezza. Attenzione, qui compare un omega grande. Quell'omega grande è la pulsazione della forzante. Non ha niente a che vedere con la pulsazione caratteristica propria del sistema. Poi succede qualcosa di strano quando le andiamo a comparare, ma questo lo vediamo dopo. Ok? Quindi noi andiamo a studiare questa soluzione qui. Bene, allora, per semplificarci un po' le cose, sappiamo che nel caso di questo termine noto, quindi di questo ingresso, l'integrale particolare naturalmente avrà un'espressione simile all'ingresso. Va bene? Quindi, considerando a parte il transitorio e focalizzandoci ora invece su un comportamento a regime, quindi diciamo al transitorio esaurito, noi possiamo dire che la x di t avrà un'espressione di questo tipo, cioè sarà dello stesso tipo, quindi sarà esprimibile in questo modo, come x con 0 coseno di omega t meno phi. Quindi avrò la stessa pulsazione della forzante e poi ho un'ampiezza e una fase rispetto all'ingresso, ok? Quindi l'uscita, che sarebbe lo spostamento, ha un'ampiezza naturalmente diversa, F con 0, anche perché ha un'unità di misura diversa, perché è uno spostamento, la stessa pulsazione e uno sfasamento rispetto all'ingresso periodico dato dalla forza. Quindi noi sappiamo che la soluzione è di questo tipo. Allora, se io qui vado a considerare la derivata prima rispetto al tempo, che cosa ottengo? Ottengo un x con 0 omega meno il seno di omega t meno phi. E ancora, la derivata seconda rispetto al tempo, posso derivare questa e quindi ho meno x con 0 omega quadro coseno di omega t meno phi. Va bene? Ora, se vado a sostituire queste nella equazione di equilibrio dinamico e quindi nella equazione differenziale, che cosa ottengo? Avrò meno m x con 0 omega quadro coseno di omega t meno phi più, anzi meno beta x con 0 omega seno di omega t meno phi
più kx con 0 coseno di omega t meno phi uguale a f0 coseno di omega t. Ok? Stiamo puntando l'attenzione sulla soluzione a regime, quindi sull'integrale. Quindi, se la soluzione è di questo tipo, considerando derivata prima e seconda e sostituendo, l'equazione di equilibrio dinamico assume questa forma. Ecco, allora può essere conveniente, ci sono varie strade, ma una strada è quella di andare a considerare una rappresentazione mediante vettori rotanti. Ok? Allora, se diamo questa rappresentazione, immaginiamo questa sia la x, questa è la y, sapete che la proiezione di un vettore rotante sui due assi vi dà due modi periodici, no? Ok, allora, se noi andiamo a rappresentare prima di tutto la f0, quindi ho un primo vettore rotante, l'ampiezza corrisponde al modulo di questo vettore rotante che naturalmente ruota rispetto all'asse delle ascisse, e questo angolo, siccome è rotante, è un angolo che dipende dal tempo, quindi è variabile, e quindi è omega t, giusto? Omega grande t. Allora, questo per quanto riguarda la forzante, tant'è vero che se io vado a considerare la proiezione di questo vettore sull'asse delle ascisse, che cosa ottengo? F0 coseno di omega t, giusto? Cioè ottengo questo, che è il termine noto. Andiamo a vedere tutti gli altri termini e li rappresentiamo tutti su quel piano, va bene? Considerati come vettori rotanti, quindi il tutto ruota in funzione del tempo. E la proiezione di questi vettori sull'asse delle x effettivamente corrisponde a questa equazione. Quindi un modo per rappresentare questa equazione. Va bene? Allora andiamo a guardare, prima di tutto ci conviene prendere questa che corrisponde alla forza elastica, quindi qua ho un kx con 0 coseno di omega t meno phi, quindi vedete che l'ampiezza ora è k con 0, quindi devo moltiplicare appunto l'ampiezza dello spostamento per la rigidezza. Allora, se questo angolo è phi, cioè l'angolo di sfasamento, tutto questo vettore che ho appena rappresentato ha un modulo che è pari a kx con 0, quindi l'ampiezza dell'uscita moltiplicato per la rigidezza elastica del modulo. Anche qui naturalmente questo angolo è ovviamente omega t meno phi, e quindi la proiezione di questo vettore rotante che ruota in questo verso antiorario naturalmente mi dà kx con 0 coseno di omega t meno phi, giusto? E corrisponde esattamente a questo termine. Ci siete? Andiamo avanti, andiamo a considerare questo secondo termine, va bene? Cosa vedo qua? Io ho beta meno beta x con 0 omega seno di omega t meno phi. È facile capire che otteniamo un vettore che è perpendicolare rispetto a questo, e che ha un modulo che è proprio uguale a beta x con 0 omega pulsazione della forzante. Va bene? Perché questo? Perché questo angolo, essendo qui rette rispettivamente perpendicolari, se questo angolo è omega t meno phi, naturalmente anche questo è omega t meno phi, giusto?
perché sono delle rette rispettivamente perpendicolari. Ok? Quindi diciamo rispetto all'asse delle ascisse io avrei questo angolo rispetto al vettore rotante che è proprio omega t meno phi più pi greco mezzi. Va bene? Ma se io vado a considerare la proiezione di questa, di questo vettore, che cosa ottengo? Diciamo in senso negativo perché la freccia in questo caso va verso sinistra, ottengo questo, questa componente, che è proprio meno, perché è diretta in senso opposto della x, meno beta x con 0 omega per il seno di omega t meno phi. Quindi ho rappresentato mediante vettore rotante anche questo altro termine. Ok? Ok. Dobbiamo rappresentare l'ultimo termine, quello inerziale, in cui compare la massa. E adesso al di là dell'ampiezza, che naturalmente è questa, cioè mx con 0 omega 4, io ho un coseno di omega t meno phi, giusto? Così come la forza elastica, va bene? L'unica differenza è che c'è un segno meno, ma questo non mi deve meravigliare, perché naturalmente la somma di questi tre vettori rotanti deve essere uguale a quest'altro vettore rotante. Quindi questa uguaglianza deve essere rispettata anche dai vettori rotanti. E quindi ottengo questo vettore che è parallelo a questo e va a chiudersi, va bene? Va a chiudere naturalmente questo poligono. Questa ampiezza, come detto, è uguale a mx con 0 omega 4, va bene? E naturalmente questo angolo non è nient'altro che pi greco più omega t meno phi. Quindi questo angolo qui è omega t meno phi e qui ci vado a sommare pi greco. Va bene? Quindi la somma di kx con 0 coseno di omega t meno phi più somma vettoriale, ma qui la proiezione mi dà un valore negativo, no? Quindi avrei meno beta x con 0 omega per il seno di omega t meno phi per quest'altro termine più, perché la proiezione di questa sarebbe così fatta, giusto? La proiezione di quest'altro vettore è che cosa è uguale? A mx con 0 omega 4 coseno di omega t meno phi meno, perché la freccia è ancora di qua, giusto? Questo deve essere uguale alla proiezione di f0 coseno di omega t, va bene? Quindi questo f0 coseno di omega t sarà uguale a kx con 0 coseno di omega t meno phi meno beta x con 0 omega seno di omega t meno phi più che ha lo stesso segno di questo, ma in realtà è meno, mx con 0 omega 4 coseno di omega t meno phi. Ok? Quindi abbiamo rappresentato quella equazione mediante vettori rotanti. Questi vettori ruotano naturalmente al variare del tempo e la proiezione di queste componenti sull'asse dell'ascisse naturalmente mi dà i valori della forza elastica, della forza inerzia, della forza di attrito, di attrito viscoso. Va bene? Ok. Allora questo è molto importante perché noi possiamo ricavare delle espressioni in maniera molto semplice, delle espressioni importanti in maniera molto semplice. Perché? Perché qui noi abbiamo fatto appunto l'ipotesi di moto armonico, ma lo sappiamo bene perché, come detto, l'integrale particolare rappresenta la soluzione a regime e che ha questa espressione, ma questa espressione è nota quando? È quando riesco a ricavare l'ampiezza e riesco a ricavare la fase. Quindi mi servono due espressioni che mi diano ampiezza e fase della risposta. Va bene? Ok. Ed è quello che andiamo a fare ragionando qui. Il discorso è abbastanza semplice. Perché? Perché noi possiamo subito trovare un'espressione che mi dà la fase se indichiamo
questo punto con A e questo con B, io posso facilmente scrivere questa, cioè che la tangente di phi, guardando questo triangolo, che va vale, quindi O a B, la tangente di phi sarà uguale al rapporto di questi due cateti, ma il cateto AB sarebbe uguale a questo, quindi qui ho beta x con 0 omega diviso quest'altro cateto, ma questo cateto è uguale a k x con 0 meno quest'altro, quindi meno m x con 0 omega quadro. Quindi riesco a trovare subito un'espressione che mi dà la fase, ok? Cioè lo sfasamento dell'uscita rispetto all'ingresso, perché io conosco l'espressione, ma non so effettivamente come stanno le cose. Allora qui posso facilmente semplificare questo x con 0 che va via, quindi ho un beta omega diviso k meno m omega quadro. Ok, questa è una prima espressione che noi otteniamo, ma la possiamo già incorniciare, ma già possiamo capire che è conveniente ragionare a due parametri piuttosto che a tre, va bene? Come fatto prima, cioè in considerazione della pulsazione propria e del fattore di smorzamento, va bene? E quindi possiamo andare qui a sostituire e ottenere quest'altra espressione, quindi la tangente di phi sarà uguale a beta che è uguale a 2xi radice di km diviso k, lasciamo così per il momento, km omega quadro, va bene? Allora qui ci manca una omega, una omega che sta fuori radice perché beta è uguale a è uguale a xi per 2 per la radice di kn. Allora se io qui vado a dividere numeratore e denominatore per k, io ottengo 2 xi omega. Avendo diviso per k, posso portarlo sotto radice. Se lo porto sotto radice, lo devo elevare al quadrato, quindi qui ho un k quadro. Al denominatore ottengo 1 meno m su k omega quadro. Va bene? Qui k e k si semplifica e quindi alla fine ottengo questa espressione molto utile, cioè che la tangente di phi sarà uguale a che cosa? A 2xi, attenzione, qui ho la radice di m su k, che è l'inverso di omega n, giusto? Quindi posso scrivere 2xi omega diviso omega n. Mi fa comodo scriverla in questa maniera, in modo che ho il rapporto tra la pulsazione della forzante e la pulsazione propria del sistema, diviso questo termine qui, ma qui vale un po' la stessa cosa perché ho 1 meno m su k sarebbe 1 su omega n quadro, giusto? E quindi lo posso anche qui mettere in evidenza, per cui ho omega su omega n al quadrato. E questa è l'espressione finale che ci dà lo sfasamento in funzione di due parametri piuttosto che di tre parametri, k, m, beta, qui ho xi e omega n. Ecco, allora già incomincio a scoprire una cosa interessante. La cosa interessante è che lo sfasamento è legato alla pulsazione della forzante. Quindi c'è un legame con la frequenza, pulsazione, no? Un legame con la frequenza. E già questo, insomma, mi apre gli occhi su un comportamento nuovo. Andiamo a vedere anche un'altra cosa. Mi sposto di qua e, come detto, a noi interessa non soltanto la fase, ma anche l'ampiezza dell'uscita, cioè la x con 0.
allora scusate che mi riscrivo qui, quindi qui scrivo la x di t è uguale a una x con 0 per x con 0 per il coseno di omega t del phi. Allora abbiamo trovato l'espressione di questa, andiamo a trovare l'espressione della x con 0. Va bene? Ragioniamo ancora una volta su questa rappresentazione vettoriale. Va bene? E questa volta andiamo ad applicare il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo OAB. Cosa posso scrivere? F con 0 al quadrato sarà uguale a bella quadro x con 0 quadro omega al quadrato, che è un primo cateto, e poi devo considerare il quadrato di quest'altro cateto, ma quel cateto l'abbiamo espresso come k x con 0 meno m x con 0 omega quadro, questo è il cateto elevato al quadrato per il teorema di Pitagora. Va bene? Ok, allora ci fa comodo andare a mettere in evidenza l'x con 0 perché il nostro obiettivo è quello di trovare un'espressione dell'ampiezza, quindi se metto in evidenza un x con 0 al quadrato, naturalmente qui abbiamo beta quadro omega quadro più, qui metto in evidenza un x con 0 ma c'è questo quadrato, quindi va tutto bene, qui ci possiamo mettere anche la parentesi quadrata, qui ho un k meno m omega quadro al quadrato, ecco, posso scrivere in questo modo. Ok? Ho messo in evidenza l'x con 0, ma ora andiamo ad esplicitare l'x con 0 da questa espressione e ho al numeratore f0, che sarebbe l'ampiezza dell'ingresso, in questo caso una forzante, e sotto ho la radice quadrata di tutto questo, cioè di beta quadro omega quadro più k meno m omega quadro al quadrato. Ecco, abbiamo trovato l'espressione dell'ampiezza. Anche qui ho questa espressione in funzione di tre parametri, no? M, k e beta, ci va bene, ma sicuramente di più facile lettura se noi la andiamo a esprimere in funzione dei due parametri, cioè di pulsazione propria e fattore di smorzamento, esattamente sulla falsa riga di quanto abbiamo fatto prima. Ok, allora anche qui può risultare comodo dividere il numeratore e il denominatore per k, quindi al numeratore k intendo la vigenza della la costante elastica della molla, quindi f0 su k. Qui ho naturalmente 1 su k che posso portarlo dentro radice e quindi ottengo questa espressione. Quindi ho un beta quadro omega quadro su k quadro. Va bene? Su k quadro più, anche qui devo andare a dividere per k quadro, ma siccome questo è elevato al quadrato devo dividere per k, quindi ho 1 meno m su k omega quadro ancora al quadrato. Ci siete? Ok. Possiamo arrivare a questa espressione. Allora qui è abbastanza semplice perché ho un m su k che sarebbe 1 su omega n quadro. Va bene? Allora la scriviamo qui. Allora, al numeratore io ho un f0 su k, ma se io immagino di applicare al sistema una forza costante f con 0,
in condizioni statiche, praticamente queste qui non danno contributo. Perché? Perché in condizioni statiche, naturalmente, queste due derivate sono uguali a zero. Quindi l'equilibrio dinamico diventa equilibrio statico, giusto? E quindi ho che F, che diventa la F con zero, naturalmente, sarà uguale ad un K per un X statico, no? Cioè l'allungamento statico, va bene? Quindi questo F0 su K altro non è che l'allungamento statico, cioè di quando si allunga la molla in condizioni statiche, nel momento in cui applico una forza costante che è uguale all'ampiezza della forza. Va bene? Quindi questo è l'X statico, per quanto detto, anche come unità di misura, naturalmente esce fuori un allungamento, perché questi sono newton, questo è newton su metro, e quindi esce metro. Va bene? Quindi qui ho un X statico al numero 2. Attenzione, qui ho questo beta che devo eliminarlo, perché al posto suo voglio far comparire appunto il fattore di smorzamento. E allora possiamo, ricordandoci le formulette che abbiamo introdotto prima, ve la riscrivo qui: fattore di smorzamento è uguale a beta diviso 2 radice di Km, va bene? Se da qui voglio ricavare beta, in particolare beta quadro a che cosa è uguale? È uguale a 4 sì quadro per Km, va bene? Il beta quadro. Quindi ho espresso beta quadro in funzione di xi e per il momento anche di Km. Allora ritorniamo a noi, andiamo a vedere il denominatore. Qui stiamo sotto radice, quindi beta quadro sostituisco, quindi ho 4 si quadro K M diviso K quadro, e poi qui c'è un omega quadro. Questo K e il quadrato vanno via, andiamo avanti, più 1 meno m su k è 1 su omega n al quadrato, quindi qui conviene scriverla in questo modo, quindi ho 1 meno omega grande su omega n tutto al quadrato, ancora al quadrato. Ecco qui, questa è l'espressione, va bene? Siamo giunti all'espressione finale che andiamo a commentare. Ve la scrivo qui, questo passaggio posso eliminarlo, e quindi ottengo che cosa? Allora, l'x statico me lo porto al denominatore, quindi ho un x con 0 diviso x statico che è uguale a 1 sulla radice quadrata di sicuramente 4 si quadro, però qui ho un m su k che ancora una volta è uguale ad omega n quadro, quindi anche qui posso scrivere come omega su omega n al quadrato più 1 meno omega su omega n al quadrato, ancora al quadrato. Questa è l'espressione finale. L'espressione finale che, come vedete, esprime l'x con 0, ma meglio ancora è un x con 0 adimensionalizzato rispetto all'allungamento statico. Quindi questa è adimensionalizzato, no? Va bene? E ottengo questa espressione. Ecco, questa espressione relativamente all'ampiezza dell'uscita e l'altra espressione vista prima relativamente alla fase, allo sfasamento dell'uscita rispetto all'ingresso, sono di fondamentale importanza. Di fondamentale importanza perché noi qui scopriamo qual è il comportamento dinamico del sistema, e ci sono degli effetti aggiuntivi, se volete nuovi, rispetto al comportamento statico. Andiamo un po' a ragionare sui risultati, che sono molto importanti.
Allora, posso dare due rappresentazioni grafiche di queste due espressioni, cioè modulo e fase. Va bene? Modulo e fase inteso come rapporto delle ampiezze e lo sfasamento. Va bene? Allora, se andiamo qui a dare questa rappresentazione, ecco, nelle ascisse noi andiamo a rappresentare in maniera conveniente omega su omega n. Qui ho un x con 0 su x statico e qui vado a rappresentare la fase. Qui ho sempre omega su omega n. Un attimo di pazienza e ci siamo. Ecco, vedete, in funzione di questo rapporto, cioè della pulsazione della forzante rispetto alla pulsazione propria del sistema. Allora, qui abbiamo 0,0, qui abbiamo 0,0, in particolare mi interessa la situazione in cui questo è uguale a 1. Uguale a 1 che vuol dire? Che la pulsazione della forzante è uguale alla pulsazione propria. Che cosa succede? Lo vediamo qui che cosa succede. In particolare, se prendiamo prima come riferimento il caso di smorzamento nullo, se xi è uguale a 0 questo termine non c'è, va bene? E quindi ho un rapporto delle ampiezze che è data da questa legge, giusto? Ho 1 diviso 1 meno omega su omega n al quadrato, va bene? Se questo è uguale a 1 al denominatore ho 0, va all'infinito, va bene? Va all'infinito. Ancora, se la pulsazione della forzante omega è uguale a 0, io ottengo questo comportamento, cioè questo è uguale a 1. Quindi se la omega è uguale a 0, che cosa succede? Che praticamente la x con 0 è uguale alla x statica. Certo, perché se non c'è pulsazione, coseno di 0 è 1. Siete? La f di t è uguale ad f0 coseno di omega t. Se la omega è 0, cioè non ho più una forza variabile, coseno di 0 è 1, la f è uguale a f0, cioè sto nel caso statico. Di conseguenza, qual è l'uscita? L'allungamento statico. E infatti me lo ritrovo, perché ho 1 al denominatore, x con 0 è uguale all'x statico. Va bene? Siccome qui sto rappresentando il rapporto è uguale a 1, quindi ho 1 sulle ordinate. Siete? Ok. Stavo dicendo prima, invece, la situazione in cui la omega è uguale a omega n, cioè il rapporto è uguale a 1, mi porta ad avere che questo rapporto va all'infinito, va bene? Cioè diventa asintotico, nel caso in cui xi è uguale a 0. Quindi ho una situazione di questo tipo. Per la verità, qui dovremmo fare il limite destro e sinistro, però ha maggiore significato fisico se la rappresentiamo qui, cioè sul semipiano positivo appunto dell'asse delle ordinate. Se poi andiamo a considerare il fattore di smorzamento, allora abbiamo che naturalmente questo massimo esiste e abbiamo un comportamento di questo tipo al variare del fattore di smorzamento fino ad arrivare ad una situazione di questo tipo. Ok? Quindi andando in questa direzione su questi grafici diminuisce il fattore di smorzamento. In particolare il caso teorico ideale di smorzamento nullo è questo qui, in cui effettivamente c'è un massimo all'infinito, no? Però ovviamente è un'astrazione, è un risultato teorico, va bene? Allora, per quanto riguarda invece
la rappresentazione della fase, se noi qui andiamo a rappresentare phi, questo è 0, questo è y mezzi e questo è y, ecco che cosa succede dal punto di vista della fase. Naturalmente devo considerare quell'altra espressione dove c'è la tangente di. Allora, dal punto di vista teorico ho un salto di questo tipo, cioè lo sfasamento è nullo in condizioni statiche, ma statico non vuol dire necessariamente fermo, vuol dire a frequenze molto basse, infatti si dice che ci troviamo in condizioni quasi statiche, no? Anche con delle frequenze molto basse. Il comportamento è di questo tipo, ecco, tende appunto ad uno sfasamento di pi greco, che è uno sfasamento importante perché significa stare in una posizione di fase, in considerazione di un certo valore del fattore di smorzamento, io ho un comportamento di questo tipo. Cioè nella condizione in cui omega è uguale ad omega n, ci troviamo nella condizione di risonanza. Va bene? Cioè si verifica un comportamento di amplificazione dinamica, tant'è vero che questo rapporto viene a volte denominato anche fattore di amplificazione dinamica. Cioè scopriamo un comportamento del sistema che è molto importante, che con un modello statico non riusciremo ad interpretare. Cioè se noi andiamo a sollecitare il sistema con una forzante periodica la cui frequenza omega grande uguale alla frequenza propria del sistema, le oscillazioni statiche sono queste, ok? Cioè che la x con 0 uguale alla x statico, ma guardate un po' i valori che si ottengono come valori di ampiezza, sono molto più grandi di quello statico e questo porta a rottura del sistema con un comportamento inaspettato, perché se noi ci limitassimo a studiare il fenomeno con un modello statico, questa cosa sarebbe nascosta, no? Invece salta fuori con un modello dinamico, perché stiamo utilizzando un'equazione differenziale, e vedete che qui c'è un'amplificazione notevole in corrispondenza della situazione di risonanza. Per quanto riguarda la fase, ottengo uno sfasamento che è pari a pi greco mezzi dell'uscita rispetto all'ingresso. Se però la frequenza sempre dell'ingresso, cioè della forzante, aumenta e quindi mi sposto in ipercritico, quindi oltre, diciamo, la frequenza di risonanza, il comportamento si inverte, cioè anziché avere fenomeni di amplificazione dinamica ho dei fenomeni di attenuazione dinamica, perché vedete che vado sotto questa retta che è il nostro riferimento in quanto rappresenta il comportamento statico. Quindi il comportamento dinamico si discosta in maniera significativa rispetto al comportamento statico, generando in corrispondenza della risonanza amplificazione e attenuazione per valori alti della frequenza. Ecco, quando io ho un comportamento comunque dinamico, quindi comunque una forzante, ma questa forzante ha una pulsazione bassa, non ci dimentichiamo che il periodo è uguale a 2π su omega, 2π su omega n nel caso delle oscillazioni libere, no? Ok? E quindi naturalmente no, l'omega n è caratteristica, qui possiamo parlare anche del periodo della forzante, quindi 2π sulla omega grande. Naturalmente se la omega è piccola, io ho un periodo grande, no? Quindi ho questo fenomeno ondulatorio molto poco, no? Molto poco evidente, no? Perché il periodo è molto grande, ok? Se la omega della forzante è piccola, all'aumentare della frequenza, cioè della pulsazione, il periodo diventa più piccolo e quindi
diciamo, la sollecitazione di natura diversa e mi sposto verso destra, devo fare attenzione a non andare a finire per i sistemi meccanici nella condizione di risonanza che possono portare a rottura. Ok? Per valori bassi cosa succede alla fase? Anche la fase per valori bassi della frequenza è quasi nulla, cioè va tutto in fase e l'ampiezza è l'ampiezza del comportamento statico, ma soltanto per valori molto bassi della frequenza, altrimenti il comportamento può cambiare completamente e provocando naturalmente anche dei danni non indifferenti. Va bene.